nel file Excel, prima ho trasformato le masse appese da grammi a chili, poi per ciascuna massa appesa in chili ho calcolato i newton di forza peso, moltiplicando la massa appesa per g, l'accelerazione di gravità 9,8 newton al chilo. Quindi questi valori rappresentano il peso di queste masse agganciate in newton, ma per quello che abbiamo detto nel video precedente sono anche i valori della forza elastica, perché la forza elastica che fa la molla di richiamo verso l'alto ha sempre la stessa intensità della forza peso, perché il mattone, cioè il pesetto si trova fermo in equilibrio. Infine, nell'ultima colonna del file Excel ho calcolato la costante elastica della molla, cioè la costante di rigidità, dividendo la forza elastica per l'allungamento. Per esempio, questo 9,80 newton al metro deriva dal rapporto tra la forza elastica, questo valore in newton, diviso l'allungamento, qui è espresso in millimetri, ma lo dobbiamo esprimere in metri. Quindi questo valore, la forza elastica, diviso l'allungamento in metri. E poi si ripete per tutte le altre masse appese, 50 grammi, 100 grammi e così via, e si trovano tutti questi altri valori della costante elastica. Siccome la molla è sempre quella, in linea teorica sarebbero dovuti venire tutti i valori identici, perché la molla è sempre quella e quella è la sua costante elastica, cioè la sua rigidità. In pratica, giustamente, è un esperimento, vengono valori quindi leggermente diversi. Di tutti questi valori noi facciamo il valore medio, 10,0 newton al metro, e come incertezza di misura prendiamo la semidifferenza o semidispersione o errore massimo, che è il valore più grande, cioè 10 newton al metro, meno il valore più piccolo, 9,80 newton al metro. Questa differenza va divisa per 2 e quindi otteniamo 0,10 newton al metro come incertezza. La misura finale è quindi della costante elastica di questa molla, e quindi 9,96 più o meno 0,10 newton al metro, e l'errore relativo percentuale è l'1%. Quindi è un esperimento estremamente preciso. Ricordiamo che l'errore relativo percentuale è il rapporto fra l'incertezza e la misura, 0,10 diviso 9,96 poi trasformato in percentuale.